oggi più che altro ascoltiamo l'opposizione fare le sue osservazioni e critiche. Noi confermiamo la priorità sui temi principali che sono le infrastrutture, la sanità, nei quali in questi anni abbiamo conseguentemente lo sviluppo economico, sono tutti temi sui quali in questi anni abbiamo raggiunto risultati importanti, li abbiamo ricordati, ci è stato persino rimproverato, ma io credo che una legislatura che si apre in continuità con il primo mandato non può che fare intanto il consuntivo e il rendiconto di ciò che è stato, anche perché quello delinea una traiettoria, è un percorso che non è casuale rispetto agli impegni successivi ed è quello che stiamo facendo. Non a caso oggi si apre qui all'Aquila con una conferenza stampa insieme ad RFI il dibattito pubblico per altri tre lotti della ferrovia Roma-Pescara, quindi si sta andando avanti su un progetto che nei primi giorni di maggio vedrà la firma del contratto per i lotti già assegnati oggetto di gara d'appalto, iniziano le progettazioni esecutive, insomma si entra nel vivo di una delle opere principali che cambieranno il volto della nostra regione. Sì, al termine della seduta darò comunicazione della nomina di Daniele Damario a sottosegretario con delega al turismo e alla programmazione.